Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa oggi 20 febbraio, venerdì 20 febbraio. Vediamo subito quali sono i temi fondamentali della giornata di oggi. Intanto io sono in attesa dell'esito positivo o negativo del mio tampone, non vedo l'ora che mi dicano qualche cosa, ma evidentemente i tempi sono quelli che sono e non è certo un'urgenza quello di sapere come sto io in questo momento. L'ho detto, lo dico senza nessuna ipocrisia. Un giorno mi è venuto in mente, banalmente, ve lo vorrei comunicare, un giorno ci renderemo conto di quanto è bello quando eravamo liberi. Io dico, e lo dico sempre all'inizio di tutta quanta la nostra zuppa di porro, che le regole si devono rispettare. Io rispetterò le regole fino in fondo, e però fino a che potrò riuscirò e spero dirò quello che penso, anche se questa è una rassegna stampa tutto sommato anche un po' particolare, se volete, però insomma un giorno ci renderemo conto quando eravamo liberi, ecco, questo spero che non sia una frase a cui dovremo riflettere nel futuro, perché oggi i giornali ci dicono quello che sta succedendo, e cioè che è pronto l'esercito per i controlli. Saranno 20.000, secondo il Messaggero, le persone dell'esercito che controlleranno i criminali che fanno jogging. E nel frattempo, voglio dire, il bollettino è un bollettino da guerra, dando molta ragione a coloro che dicono che questa è una grande emergenza, perché dice bene Colaprico oggi su Repubblica, siamo ormai arrivati a un numero di morti simile a quello del Vaillant, come vi ricorderete nel 1963 quella diga che non ha retto l'onda d'urto di un crollo all'interno dell'invaso e che ha ucciso migliaia di persone. E poi c'è un altro drammatico primato di oggi che tutti quanti i giornali mettono in evidenza, e cioè il fatto che l'Italia ha più morti della Cina. Allora, ovviamente uno può pensare a due cose. La prima, che forse la trasparenza sui numeri della Cina non è esattamente quella che tu ti aspetti da un paese democratico. Però allora io mi chiedo, se noi non pensiamo che la Cina sia trasparente quanto dobbiamo essere noi, noi vogliamo adottare un modello cinese nel risolvere i problemi italiani? Cioè, il modello cinese non va bene quando è poco trasparente e quando quindi i loro morti sono superiori ai nostri, ma non lo dicono, ma il loro modello va bene quando bisogna adottare delle soluzioni liberticide come stiamo adottando oggi. A me basta che ci mettiamo d'accordo, cioè questo modello cinese alla carte, poco trasparente sul primato dei morti, molto buono invece quando si tratta di curare l'emergenza. Tra l'altro oggi Guzzetta, che è un costituzionalista, sul giornale di e Sansonetti, Il Dubbio, che probabilmente non molti di voi leggono, ma è un peccato perché c'è sempre un'idea un po' contraria nel Dubbio. Oggi cosa scriveva Guzzetta sul Dubbio? Scriveva: ma scusatemi, toc toc, ma in 10 giorni queste misure fantastiche di chiusura che abbiamo fatto sono forse servite a qualche cosa? Il dubbio che il virus si stia propagando nelle case non ci sono? Ma non lo so, insomma, detto questo, qualcuno di voi dice la pandemia è peggio della gramigna, questo dice Patrizia, e forse non ha tutti i torti. Insomma, l'idea sicura e precisa per cui bloccarla non è detto che noi la si abbia. Una cosa sacrosanta la dice Sallusti oggi. Sallusti e il giornale hanno una posizione: chiudiamo tutto, controlliamo tutto, diciamo una posizione molto dura, molto governativa, ecco, da quel punto di vista. Però dice: non prendeteci in giro, dice oggi Sallusti. Perché dice non prendeteci in giro? Perché dite chiaramente che la scuola non riusciamo a finirla, dite chiaramente che non potremo girare, dite chiaramente che le attività commerciali dovrebbero essere chiuse e la circolazione deve essere ancora più ristretta. Non fate insomma gli ignorri, questo sostiene Sallusti, che è d'accordo su queste misure, però dice raccontatele bene. E su questo sì, lo so che la frana del Monte Toc l'ho detto male, ma è evidente che quello è il Vaillant, lo conoscono tutti, ci sono sempre i maestri che qua mi spiegano cosa è successo. Nel frattempo il ministro dell'istruzione dice che i retroscena che stanno filtrando è che le scuole non verranno aperte fino ai primi di maggio. Questo è l'altro in caso. Nel frattempo c'è tutta la questione economica, perché ovviamente noi oggi presi dall'emergenza sanitaria, la questione economica, ho sentito anche Beatore l'altra sera in trasmissione, la questione economica non la affrontiamo, cioè non è un problema, anche se vorrei segnalare che per milioni di persone è il problema in questo momento. Il problema è capire come fare la spesa, quando poterla fare, se poterla fare. Siamo arrivati al punto che siamo in un clima
incredibile, per cui sembra che i soldi non siano un tema, che il reddito non sia un tema, che il lavoro non sia un tema, ma in realtà poi prima o poi ce lo dovremmo porre questo tema. E questo tema oggi se lo pone Gualtieri e dice che la Banca Centrale Europea ha evitato la crisi dell'euro e ha varato un intervento poderoso. Vedete, siccome io penso che questo sarà il tema che dovremo affrontare e sarà il tema più importante sul quale moriranno tante persone, e lo dico tecnicamente, moriranno tante persone, perché si muore di fame, si muore di mancanza di sanità, si muore di mancanza di aiuti, si muore di indigenza, si muore di prospettive di vita quando non gira l'economia, va bene? Quando avremo questo problema, oggi dovremo avere a che fare con il Presidente della Banca Centrale Europea, che non dà nessuna fiducia, cioè in un paese normale, non in un continente come l'Europa, uno dovrebbe prendere la Lagarde, la signora che è molto impegnata a stringere i glutei durante le riunioni, l'ho detto lei, per tenersi in forma, ed è quella che a Sarkozy ha detto fai di me quello che vuoi, beh, insomma lei sta facendo di se stessa quello che vuole chissà chi, ed è quello che dice Osvaldo De Paolini oggi in un bellissimo pezzo sul Messaggero, che dice che il segnale della BCE è pazzesco, perché ha dato sì un segnale potente ieri di mettere liquidità per 1.000 miliardi, ma ci siamo anche resi conto che questo è venuto a 6 giorni dalla dichiarazione della signora Lagarde, che dice che non faceva niente per lo spread. E che cosa è cambiato in questi 6 giorni? Che non esiste autonomia della Banca Centrale Europea, quella a cui tanto teneva Draghi. Voi direte che sono questioni di lana caprina, però queste sono questioni fondamentali se tu pensi che la Banca Centrale Europea è gestita da una specie di robottino vestito Chanel, il quale è eterodiretto una volta dalla Merkel, una volta da Sarkozy, una volta dalla Francia, una volta... Tabellini oggi dice che bisognerà un bel pezzo sul Foglio, in cui bisognerà studiare gli strumenti diversi, perché poi vedete ragazzi, non basta la liquidità, qua servono i soldi per le imprese, serve la cassa e servono il lavoro, e bisogna rimettere in piedi l'economia, perché la cosa di cui noi abbiamo scelto la strada del lockdown, e allora dobbiamo essere, come dice Sallusti, seri. Quindi se fra noi saremo in queste condizioni ancora un mese, 2 mesi, tutti quelli che fanno l'inno d'Italia, che sono contenti eccetera, dovranno verificare 2 cose, che nei 2 mesi veramente riusciremo ad abbattere questo contagio, perché se no avremo perso l'una cosa e l'altra, e la seconda cosa che in questi 2 mesi dovremo campare, perché non si può pensare che non si campi in 2 mesi, o no? Nel retroscena della Lagarde sulla scelta di questo nuovo bazooka, pare che 5 consiglieri della BCE fossero contrari e tutto il fianco nord, e che in realtà tutto nasce da un peso che ha avuto all'interno della Banca Centrale Europea Ursula von der Leyen. Questo è il retroscena oggi del Messaggero, che sarebbe stata lei a convincere a fare la Lagarde questa operazione, e Ursula la convince in virtù dei suoi rapporti con la Merkel e con Macron. Pensate un po' voi, la Banca Centrale Europea, se c'era un dogma che era separata dalla politica, questo dogma oggi ce lo perdiamo, e lo dice bene appunto De Paolini. Nel frattempo lo spread scende sotto quota 200, e nel frattempo la Lagarde fa un intervento importante su Repubblica. Per gli appassionati leggetevelo, ma io vi dico soltanto che alla fine di questo intervento la Lagarde scrive: sono determinata, la BCE è determinata a sostenere ogni cittadino. Ma porca puttana, ma se fino a 5 giorni fa volevi fare un mazzo così, dicevi che non era nel ruolo della BCE quello di occuparsi dello spread, adesso addirittura ti occupi di 300 milioni di cittadini europei. Ma dove sta scritto questo? Nello statuto della BCE? Brutto. Vabbè, non mi fate dire. Nel frattempo, riguardo all'incredibile decreto fiscale italiano, ieri c'era una pagina della CNN fantastica in cui si vedeva quant'era l'intervento degli spagnoli, 250 miliardi, dei tedeschi 550, dei francesi 350, degli americani 1000 miliardi e degli italiani 25 miliardi. Allora, forse siamo i più onesti di tutti, forse siamo i più onesti di tutti, perché poi dietro quei 550 miliardi bisogna... Ma la cosa certa è che in questo momento di questi 25 miliardi nelle tasche degli italiani è arrivato zero, e agli italiani servono i soldi ora, e alle imprese servono i soldi ora, e le imprese devono lavorare ora, perché se no sono morte, e quando sono morte le imprese non potranno pagare neanche i nostri parlamentari, che tra l'altro, toc toc! Ma vi sembra normale che i parlamentari non si riuniscono in Parlamento? Ma vi sembra normale? Ma vi sembra una cosa normale che oggi la supplenza, come dice qualche giornale, sia tenuta dal Presidente della Repubblica, che chiama i governatori delle regioni e che fa i suoi affari? Ma vi sembra normale che questi cagasotto dei nostri parlamentari oggi non si presentino e non facciano da 2 settimane una riunione in Parlamento? Chi se ne frega se prendono il coronavirus? Me lo sono preso io, se lo possono prendere loro. Se non hanno problemi di immunodeficienze, se non hanno più di 80 anni,
andassero in Parlamento con la mascherina e facessero il loro mestiere, come lo fanno le commesse dei supermercati e come lo fanno gli operai nelle fabbriche per farci mangiare, mentre i parlamentari, zitti come dei sorci, sono 2 settimane che non si riuniscono. E in questo momento io dico tutto, volete tutti quanti chiudere l'Italia, volete che il governo decida tutto, ma volete affidare tutti quanti voi a Casalino e a Conte la gestione di questo paese, o pensate che un Parlamento possa stare lì a controllare e invece di starsi a cagare sotto come fanno i parlamentari che non si riuniscono 2 settimane? Ve lo chiedo e me lo chiedo, ma comunque... Nel frattempo ci sono alcune fake news che circolano, questa straordinaria dei tamponi, no? I tamponi sono dei cotton fioc un po' sofisticati, non ci vuole una grande scienza per farli. Una ditta bresciana ne ha venduti 500.000 che sono partiti dall'America e sono andati dalla base di Aviano e sono andati in America. Lo scandalo, vendiamo, il padrone che vende. Quel padrone è un genio, perché se c'è una cosa di cui noi non abbiamo problemi è la quantità di tamponi. Il problema che abbiamo in Italia è semmai la chimica reattiva per fare gli esami di laboratorio. Oggi lo spiega bene sul Messaggero, mi sembra Valentina Errante, mentre noi abbiamo costruito pagine e pagine su questi cattivoni imprenditori che vendono i cosi. Per fortuna che questi imprenditori ancora esistono e campano, perché sennò qui i soldi, come vi vedo, non girano. Click Day, la grande enorme minchiata del Click Day. Ci siamo inventati il Click Day, se l'è diventato Pasquale Tridico, uno che non sa neanche come si accende un computer probabilmente e non sa in quale condizione stanno gli italiani, anche perché si dicono gli italiani si devono autocertificare. Come si autocertificano se escono? Con un pezzo di carta, non basta una schermata di un computer, no, un pezzo di carta, perché noi siamo, no, favolosi, il digitale, il nuovo millennio, c'è del pezzo di carta, Pinocchio pure, ma comunque non voglio discutere di questo perché sapete come la penso. Il Click Day per fortuna è stato abolito, questa follia secondo la quale il PIN dell'INPS, collegati, chi arriva primo per beccarsi 600 euro per 4,8 milioni di italiani, pare che sia questo il risultato, però saremo a vedere come si concluderà. Aspettate che sono andato, poi straordinario il Sole 24 Ore, perché il Sole 24 Ore in questo momento sta facendo un ottimo lavoro ogni giorno su questo decreto e su questo atteggiamento nei confronti delle imprese, fa un corsivetto di 15 righe da parte dei loro esperti, quindi plauso al Sole 24 Ore sulle cose concrete. Vi faccio un esempio concreto che ho letto oggi sul Sole 24 Ore: le imprese che hanno dei cantieri e che dovrebbero concludere questi cantieri, penso al Ponte Morandi, ma penso a tantissimi altri cantieri che sono aperti, che vogliono dire soldi, possibilità, futuro, lavoro, perché purtroppo dovevamo pensare anche a questo, non si vive soltanto di questo bel sole romano. Beh, insomma, questi cantieri si trovano in una situazione imbarazzante, perché da una parte hanno paura ovviamente alle conseguenze se qualcuno dei propri dipendenti si lavora, va bene, e lavora e si ammala, e questo è evidente da parte dell'imprenditore. Dall'altra parte però ci sono le penali se non consegnano in tempo l'opera pubblica o anche privata che devono fare. Capite in che paradosso si trovano? Ci spiega il Sole 24 Ore. Basterebbe una norma, invece di fare tante minchiate e invece di non far funzionare questo Parlamento che si di caga sotto, invece di far funzionare il Parlamento, basterebbe una norma di un articolo. Basta dire, dice il Sole 24 Ore, che per motivi di causa maggiore, di forza maggiore, questo lo è chiaramente, si aboliscono le penali per chi non ha consegnato i cantieri in tempo utile. Allora a quel punto sì che le aziende avrebbero 2 opzioni, quella di ritardare i lavori, ahimè, oppure quella di finirli prendendosi le responsabilità sui loro dipendenti. Una norma, ma ovviamente non lo fa. Dove resiste il virus, che è la domanda che si fanno tutti, Sole 20, Messaggero di oggi, sulla plastica 7 ore, sul rame 4 ore, sul cartone 5 ore, quindi tante ore ovviamente, le lavatrici lavano tutto. Le mascherine, oggi ci dice Italia Oggi che ci troviamo in una situazione per cui un'azienda che si chiama Technoline già fa le mascherine chirurgiche e sta ancora aspettando l'autorizzazione per fare l'FP2, vi rendete conto? Sta aspettando l'autorizzazione. Quando tu prendi qualcuno, tu capisci che cosa vuol dire avere Bertolaso o avere Borrelli? Bertolaso, tra l'altro, oggi lo ricorda Mario Aiello sul Messaggero, probabilmente nei prossimi 10 giorni farà l'unica cosa che in questo momento serve, un ospedale, terapia intensiva a Milano, alla Fiera, dovremo tutti lavorare solo su questo. E Bertolaso, che non parla con nessuno in questo momento, ci sta lavorando, probabilmente riesce a concluderlo. In California shutdown come in Italia, 40 milioni di persone, il PIL è superiore a quello dell'Italia. Il Wall Street Journal oggi metteva in discussione queste scelte di chiusura totale, non tanto perché sono non solo per motivi di libertà, ma per loro efficacia. Qualcuno inizia a parlare nel mondo dell'efficacia di questo shutdown, ma per carità, noi oggi rispettiamo le regole, ve l'ho detto 100 volte, ma ci permettiamo anche di ragionare su questo. Pochi casi in Russia, 199, si chiede oggi La Stampa, ma com'è possibile? Putin forse nasconde qualcosa.
qualche numero un po' come i cinesi. E infine, dulcis in fundo, oggi non poteva mancare l'intervista del Papa. Non abbiate paura, e su questo devo dire che concordo con il Santo Padre. E, sulla stampa oggi, per il resto è poco interessante l'intervista, in crippa oggi sul Foglio, che sembra più il Fatto Quotidiano quando è così così aggressivo, dice che di solito pontifica boiate questo Giordano, Mario Giordano, quindi un attacco ad personam del Fatto, del Foglio a Giordano, perché si è permesso di criticare il fatto che il Papa si fosse ispirato a Fabio Fazio, un maître à penser del Pantheon, diciamo, cattolico cristiano, piuttosto innovativo, si permetteva di dire Giordano, ma non poteva perché pontifica boiate Giordano, almeno così è a sentire il Foglio di oggi. Vi do appuntamento come sempre sul sito nicolaporro.it, speriamo che il mio tampone vada bene, ma ancora non lo so e non è detto. Io mi sento alla grande e spero che abbiate sentito alla grande anche voi questa zuppa. A domani, ciao.